Ehi, la Pokéfanatici, bentornati in questa nuova parte di Pokémon versione Nera 2. Io sono Dlarz e oggi proseguiremo ancora una volta in questo percorso con promontori, spiagge, ponti e soprattutto correnti che io odio. E la cosa che più odio è che dopo quante parti? Tre, questa è la terza parte, non abbiamo ancora finito di esplorarlo. Odio fare queste cose, veramente. Quindi, siamo sul percorso 17, ecco come si chiamava. Questo invece è il percorso 18, ma non ci interessa perché, come vedete, qui è chiuso e abbiamo già esplorato tutto ciò che c'era a terra. Quindi proseguiamo attraverso le correnti. Gli allenatori li ho già fatti tutti nella scorsa parte e in quella prima, non vi preoccupate. E dovremo arrivare in una zona abbastanza importante, che non è di sicuro questa, quindi rifacciamo tutto da capo. Allora, la strada me la ricordo, per vostra fortuna, così ci metteremo anche di meno. Se magari il buon signore qui si toglie. Ok, era da di qua e poi di qua. Credo. No, mi sa che ho sbagliato. O forse no, era così. Per fortuna che ho detto che la strada me la ricordavo. Allora. Si doveva scendere? O forse no? Forse bisognava approcciare il percorso da un'altra parte. Sì, da un'altra parte, non qui. Scusatemi. Piccolo intoppo iniziale, va bene, come non detto. Qui c'è la tipa che ci cura. Sono curato? Va bene, facciamoci curare comunque. Ehi là. Ok, torniamo a noi. Scendiamo qui sotto. Poi andiamo. Va bene, facciamo in fretta però. Poi andiamo di qua. Zoom, zoom, zoom. E surfiamo, surfiamo. Era di qua. Devo dire che si assomigliano un po' le due coste. Ecco perché mi sono confuso prima. Va bene, come non detto. Oh bene, scelgo sempre il percorso giusto, a quanto pare. Contando che qui sotto siamo già andati, attracchiamo qui, dove c'è anche il Team Plasma. Cosa ci farà mai il Team Plasma qui? Ah, sei tu! Per quanto mi riguarda, non mi hanno cambiato né Gachis né Acromio. Solo io posso cambiare me stesso. Scusami, scusami, ok. Stai tranquillo, va bene? Mettiamo il repellente perché sicuramente qui nell'erba ci sarà qualcosa. Giusto? Sì, no, 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 no. Ah. E qui troviamo un dubbio disco. Un cliché dei giochi Pokémon trovare il dubbio disco e queste cose qui dentro i laboratori abbandonati, però va bene, va bene. Ancora una volta sulla nave del Team Plasma, chi l'avrebbe mai detto? Come al solito diamo un'occhiatina per evitare che ci siano strumenti saltati. Non vorrei mai farlo. Qui non c'è nulla. Qui c'è una recluta. Ok. Si dividono tra dialoghi seri e dialoghi normali, a quanto pare. Neanche qui c'è qualcosa, neanche qui dentro. No, qui dentro sì, di sicuro. Però credo che la zona con i teletrasporti sia l'ultima da visitare, almeno andiamo con ordine. Mi ricordo queste stanze. Mi ricordo anche quanto tempo ci ho messo per fare tutta la roba. Poverino è stato lasciato solo, mi fa una pena. Cosa posso fare? Forse è meglio affidarlo alle cure di quel gruppo di libacciopoli. Direi di sì. Sono anche un po' pentiti, eh? Bene, mi fa piacere. Ok, direi che non ha senso rimanere qui sotto. Volevo giusto dare un'occhiatina, ma possiamo risalire.
Entriamo anche qui, giusto per completezza. Vediamo. Qui c'era un altro teletrasporto. Era questo quello utile oppure... Sì, mi sa di sì. Ah no, questo ci portava nell'ufficio di Gacis, che tra l'altro è fighissimo, ma ok. E quello di Acromio era alla sua destra. Esattamente, salve! Potrei dire che sei una persona curiosa, visto che hai fatto tutta la strada fin qui. Ho sciolto il Team Plasma. Quelli che rimangono qui decideranno da soli cosa fare d'ora in avanti. Anch'io voglio essere libero di decidere cosa fare della mia vita. A questo mondo, la maggior parte delle domande non ha risposta. Bene, mostrami ancora la tua forza e quella della tua squadra. E parte il rematch contro Acromio! Con 6 Pokémon, ovviamente, sperando che non siano troppo forti, inizia con Magneton. Mentre noi iniziamo con Arcanine. Oh, alla fine non ricordarsi di cambiarlo ha dato i suoi frutti. Da notare livello 72 alla faccia. Quindi andiamo con Fuoco Carica, sperando di fare il danno massimo. Non lo facciamo, figuriamoci. Tuononda, ok, va bene. E a questo punto direi di andare con... Dopo che si sarà curato con la sua... Anzi, con i suoi avanzi. Con un Rogodenti, sperando di attaccare. Vabbè che adesso sarò di sicuro più lento. Ricarica totale, lo sapevo. Lo sapevo! Rogodenti evita l'attacco. Bene, bene. Andiamo con un altro fuoco carica. È inutile dare un... antiparalisi ad Arcanine, tanto me lo paralizzerebbe comunque nel giro di un paio di turni, quindi Invertivolt, torna da Acromio e adesso vediamo che mi mette Rotom, va bene. Rotom Wash però. Vabbè, tanto sono paralizzato. Mi ha fatto il Predict, che gentile. Cambiamo Pokémon e mettiamo in campo, vediamo un po' chi potrei mettere. Potrei mettere Slytherin. Io poi sono venuto a lottare contro Acromio avendo 5 Pokémon in squadra. Ho fatto proprio una cosa intelligentissima. Rivoglio il mio Flygon. E vai! Oggi è la festa della paralisi. Direi prima di tutto di usare un bel Parassiseme, sperando di attaccare Idropompa, ok. Parassiseme. Molto bene, direi di andare con una ricarica totale adesso, così da curare anche la paralisi. Quindi ricarica totale dov'è? Ricarica totale ne ho 15, però non male. Guariamo dalla paralisi, ci curiamo al massimo. Idropompa di nuovo, non fallisce mai, eh? Solo io quando la insegnavo ai miei Pokémon anni fa fallivo sempre. A questo punto dovrebbe essere nel range di un Fendifoglia, quindi andiamo di Fendifoglia. E ciao ciao a Rotom Wash. Prossima scelta Magnezone, ricambiamo di nuovo Pokémon e mettiamo questa volta, credo, Mizon sia la scelta più accurata. Almeno potrò andare di lanciafiamme e farlo fuori, senza dover soffrire la paralisi. Lui però è a vita piena, maledizione. Tuononda, ecco. Non aspetta neanche un secondo. Ah giusto, prima era Magneton, giusto, ecco infatti. Quindi ha Magnezone e Magnezone. Ottimo proprio, ottimo. Iperraggio, insomma, ha delle mosse molto sobrie. Aia. Lanciafiamme, finalmente. Oh, wow, gli ho fatto tantissimo. Andiamo con una ricarica totale, tanto adesso lui dovrà ricaricarsi.
e ne approfitterei per darne una anche ad Arcanine, tanto sicuramente mi servirà. Quindi ricarica totale. E ora mi usa Cannon Flash. Ok, pensavo sarebbe andato di nuovo con Iperraggio oppure con Tuononda. Sicuramente Tuononda me lo farà al prossimo turno, ne sono sicuro. Andiamo con Lanciafiamme. Iperraggio! Ha deciso di andare di nuovo con Iperraggio. E adesso mi fa fuori di sicuro. Quindi ciao Mison, grazie di tutto. A questo punto mandiamo Arcanine, tanto adesso lui deve ricaricarsi, quindi fuoco carica e ciao. E ciao. Siamo anche più veloci, ok, va bene. Perfetto, e due fuori. Adesso se magari mi rimandi Magneton, mi fai un favorone. Così almeno ci togliamo di mezzo anche lui. Metagross, va bene. Oddio, usa dei Pokémon veramente... Metagross è sicuramente più veloce di me. Vado comunque con fuoco carica. Sono più veloce io? What? Va bene, meglio così. E oddio, per pochissimo. Per pochissimo. Agilità. Ok, adesso sicuramente mi colpirà lui per primo. Avanzi, sperando di tencare un suo colpo. Metagross mi usa Frana. Potrebbe fallire, ma non lo fa. A questo punto mandiamo Slytherin. Meteor Pugno. Ah, ok, sono resistito. Oh. Fendifoglia. Vediamo cosa riesco a fare. Ok, il minimo indispensabile l'ho fatto. Ho messo Slytherin perché pensavo di essere più veloce, invece no, mi ha fregato. Prossima scelta, Kling Klang. Ok, io direi di lasciare sempre Slytherin. Dovrò usare un po' di strumenti in questa lotta. Me lo sento, sì. Andiamo a curarlo. Sprizza Lampo, ok. Non si trattengono né con i Pokémon né con i livelli, perché 74... E neanche con le mosse, tipo Iperraggio, Sprizzalampo, insomma, usano delle belle mosse forti. Utilizziamo il Revitalizzante Max e andiamo a darlo ad Arcanine. Cambio marcia. Cos'è che aumenta? La velocità e l'attacco. Grazie. A questo punto direi di attaccare anch'io, però voglio andare con Parassiseme. Perché la strategia di Parassiseme è sempre ottimale. Ok, a questo punto direi di revitalizzare anche Mison. Che ne dite? Lo facciamo? Dov'è il revitalizzante? Eccolo qui, ne abbiamo 11. Quindi facciamoceli bastare, vabbè sì, sicuramente. Credo. Sono solo due Pokémon che non conosciamo ancora di Acromio per adesso. Giga Impatto ci devasta alla grandissima. Bene. E direi di andare con Arcanine a questo punto. Spero di essere più veloce, sinceramente. Vado con Fuoco Carica. Lui deve ricaricarsi, ok, quindi non siamo più veloci, ma mi prendo il rischio perché comunque doveva ricaricarsi. E ciao ciao anche a Kling Klang, che aveva il palloncino, il maledetto. Guarda Acromio come si è preparato alla grande. Mi rimandi quel Magneton, devo ancora vendicarmi. Behem, va bene, come vuoi. Lascio sempre Arcanine perché vorrei utilizzare Sgranocchio a questo punto. Lui è anche di tipo psico, no? O è solo di tipo psico? Non mi ricordo. Ok, comunque è di tipo psico. Mi fa psichico, non mi mandare KO. Please, fammi colpire un'altra volta. Grazie, grazie, grazie. È anche nel range perfetto per morire. No, dai, no, gli avanzi no. Agli avanzi anche lui. Ti prego, vai comunque KO, facciamo un crit, facciamo qualcosa... Ok, perfetto, perfetto. Altri due Pokémon, di cui uno è Magneton.
Quale potrebbe essere l'altro? Non lo so. Intanto mi manda Magneton. Il Magneton di prima. Che ha vita completa. Mi ricordavo di avergli tolto qualcosa. Va bene. Fuoco carica. Vedi di mandarlo KO? E andiamo. Ogni volta. Inverti volta. Di nuovo. Come prima. Ciao di nuovo Arcanine. Mandiamo in campo a questo punto Mison. Nel caso dovesse mandarmi un altro Pokémon di tipo acciaio. E il suo ultimo... Ah, ok, pensavo ne avesse un altro. Ho fatto male i conti, allora. Ok, speriamo di essere più veloci. Vado con lanciafiamme. È più veloce lui. Tripletta. Ecco. Potevamo concluderla qui. E invece no. Non so come ho fatto, ma ho resistito. E abbiamo finito. Pensavo avesse un altro Pokémon. Ne ho contati 5. Perché? Nelle sfide di Pokémon non c'è spazio per gli errori. È la situazione ideale per capire la vera natura degli allenatori. Proprio come pensavo. Se un allenatore crede ciecamente nella sua squadra, come fai tu, anche i suoi Pokémon daranno il meglio. Questa era la risposta che stavo cercando. In fondo sono contento che abbia vinto tu. A me Gachis non è mai piaciuto. Prendi questa. È una Master Ball. Con questa potrai catturare qualunque tipo di Pokémon. Era di Gachis, ma meglio se la usi tu. E otteniamo la Master Ball. Mi piacerebbe sfidarti ancora, se ti va. In realtà non so nemmeno bene cosa fare da oggi in poi. Vabbè. Acromio sistemato per la seconda volta. Anzi, diciamo affrontato, perché ormai non era più un nostro nemico, quindi... Mi ha fatto piacere la cosa. Ricordo ancora il bruttissimo periodo dentro la nave del Team Plasma l'ultima volta quando ho dovuto decifrare tutte quelle robe. Mio Dio, non lo voglio fare mai più. Almeno finché non giocherò di nuovo a Nero 2 e Bianco 2, in un futuro molto lontano. Qui invece cosa avevamo? Giusto per dare un'occhiatina. Ah, qui avevamo la stanza dove c'era... Sì, da qui sotto si vedeva Kyurem. Sì, ok. Possiamo uscire e direi di finire di esplorare il percorso a questo punto. Il laboratorio PMP è stato fatto. Allora, vediamo un po' adesso come divincolarci in questo percorso, perché io non so se prendere le correnti oppure no, ma lo scopriremo. Repellente Max. E vediamo un po'. Ah, ho sbagliato. Figuriamoci, come al solito. Rieccoci qui di nuovo. Odio sbagliare ogni volta. Dunque, di qua noi c'eravamo già stati. No? Sì. Qui pure. Qui in mezzo anche. E questo è ok. Quindi dobbiamo andare effettivamente a sud delle correnti. Stando molto attenti però. Ci aiuta anche il ricerca strumenti che appunto ci segna qualcosa. E questo era lo strumento! Finalmente l'ho preso! Un'altra trittiperla? Ok. Questo strumento lo stavo osservando da due parti fa, credo. Non so se lo strumento nascosto è qui. Sì, è qui. Perfetto. Ed è un guscio ondoso. Perfetto. Abbiamo finito? Mi sa che abbiamo preso tutto. Sì, mi sa che abbiamo preso tutto. Se proviamo ad andare di qua... Aspetta, voglio controllare. Forse no, però. Perché se andiamo in questa corrente... E infatti. No, mi sa che... No, siamo stati anche qui, allora. Sì, siamo stati anche qui.
Non abbiamo saltato nulla, quindi? Sicuri? Sicuri, sicuri? Direi che non abbiamo saltato nulla, no? Non credo. Perché poi c'è quella corrente che ci porta qui, di nuovo qui. Ok, perfetto. È strano rimettere i piedi a terra dopo tanto tempo. Terra civilizzata, perché il laboratorio è un po' per i fatti suoi, devo dire. Io direi di approfittare di questo piccolo spazio. Ecco, non ho Flygon con volo, quindi bellissimo. Per andare a visitare la città di Mistralopoli, dove abbiamo degli strumenti da prendere grazie alla neve, perché adesso cerchiamo almeno di arrivare a 420 a piedi, ci siamo arrivati. E andiamoci a riprendere il nostro Flygon, che dite? Direi di sì. Anche perché senza Flygon non possiamo volare. Intanto prendiamo anche dei premi. Riprendiamoci Flygon. Stupido uovo, ti farò schiudere un giorno, lo prometto. Vediamo le info. Ogni tanto si muove, si schiuderà presto. Voglio vedere. E dalla prossima parte dovremmo riprendere anche con i leggendari, credo. Perché prossimo obiettivo, cantiere dei sogni, quindi leggendario, Latios. L'avevamo già incontrato mezza volta, appunto, esplorando la città di... com'è che si chiama? Levantopoli, ok. Giusto? Era Levantopoli? Levantopoli, perfetto. Intanto, voliamo Libecciopoli. Era questa? Città portuale? No, non era questa. Era Ponentopoli? Non era questa. Mistralopoli? Qual era? Boreduopoli? No. Portebrezza? Non era. Spiraria? Non era. Qui ci manca ancora da visitare la città nera, tra l'altro. Non scordiamocelo. Era Libecciopoli. Non era Libecciopoli. Ma che bello, c'è la neve! L'avevo detto io che non era Libecciopoli. Comunque Flygon è al 62. Mi ricordavo fosse molto meno. Fosse tipo al 60, qualcosa del genere. Vediamo se è Ponentopoli, allora. I nomi delle città di Unima non li ho mai memorizzati per bene, mai, mai. Comunque sì, era Ponentopoli a questo... Non era Ponentopoli. No, non era neanche Ponentopoli. No, aspetta, era Mistralopoli, forse? Era forse Mistralopoli? Era Mistralopoli. Ok, sono sicurissimo, era Mistralopoli. A questo punto, direi... Ok, era Mistralopoli. Che gioia. Mi fate passare. Ma dai! E dai! Oh, ok, adesso si può passare, guardate, c'è la neve! Yay! Pokémon Fan Club, abbiamo tutti i Pokémon e bla bla bla. Il Pokémon Fan Club era visitabile prima, no? Qui intanto c'è un Elisir Max. Sì, il Pokémon Fan Club era visitabile, no? Non c'era uno spazio in cui non... Vabbè, intanto mostriamogli un Pokémon a caso. Comunque sì, l'avevo già visitato, ok? Era giusto per... Sì, per verificarlo. Dato che io ho una memoria schifosissima.
E si sale anche, cioè guardate che cumulone di neve assurdo che si è creato. Un cumulo pazzesco di neve. Gelo mai. Oh no, selvatici. Guardate, c'è anche Sousback con il manto di neve, fantastico. Quante cose stiamo scoprendo oggi? Ah no, c'è la grandine però, che cosa brutta, che poi non ho mai capito perché con la neve deve esserci la grandine in campo. Neve e grandine sono due cose diverse. Ma va bene. Comunque si vede che nella tempesta c'è anche la grandine, si vede sullo schermo tranquillamente. Altre cose che si potevano prendere con la neve c'erano? Sì, c'erano, come? Ah, tra l'altro, venendo qui in stagioni diverse si può incontrare ancora una volta il trio oscuro. In ogni stagione si può incontrare, quindi volevo dirvelo, giusto per farvelo sapere. Qui c'era una casa che non si poteva visitare prima. Ecco, infatti mi ricordavo ci fosse un'abitazione del genere. Ma non era il fan club, a quanto pare. Era questo. Sono un tecnico del suono, voglio far ascoltare a tutti della musica stupenda, perciò viaggio in ogni luogo. Vuoi ascoltare anche tu la mia musica preferita? E cambia la musica. Da notare che loro due sono delle vecchie reclute del Team Magma e del Team Hydro e stanno insieme. Fantastico. Abbiamo visto Omar da Sinnoh nella scorsa parte, due ex reclute del Team Magma e del Team Hydro da Owen in questa parte. Stiamo rivivendo un po' le vecchie generazioni ultimamente e la cosa è bella. È sempre molto bello. Qui non c'era niente da vedere. E non lo so se abbiamo saltato qualcos'altro. Qui c'è tutto il ghiaccio. Non so se ho saltato altro, sinceramente. Adesso lo vediamo. Qui dietro no. Direi proprio di no. Anche qui. Ok. Qui c'è già il percorso 8, quindi nulla. Sì, qui c'è ancora l'acqua, perché ovviamente non si ghiaccia tutto tutto, quindi sì, abbiamo finito. Quindi direi che anche per questa parte io vi posso tranquillamente salutare qui. Vi ringrazio per avermi seguito anche oggi. Nella prossima parte riproseguiremo da 4:20. Io vi saluto, vi chiedo di lasciare un bel mi piace qui sotto e noi ci vediamo alla prossima parte. Bye bye!